Benvenuti nel mio canale di cucina. Oggi prepareremo mezze penne con le cime di rapa. Iniziamo nel pulire le cime di rapa. Le abbiamo lavate sotto acqua corrente. Ora andiamo a tagliare il gambo, la parte dura delle cime di rapa. Quindi andremo a circa tagliarle a metà e lasciando la metà superiore, che sarebbe la parte tenera. Dopo aver pulito le cime di rapa, le andiamo a scottare in acqua bollente. Prepariamo una pentola con dell'acqua e quando inizia a bollire immergiamo le cime di rapa e le cuociamo per circa 4-5 minuti, non di più. Nel frattempo prepariamo una ciotola capiente con dell'acqua e del ghiaccio, perché dopo averle scolate e sgocciolate le andremo a immergere subito in acqua e ghiaccio, così si manterranno di un bel verde intenso e eviteremo che si anneriscano. Quando le cime di rapa si saranno raffreddate, le andiamo a strizzare eliminando l'acqua e poi le sminuzziamo col coltello. Ora prendiamo una padella e versiamo un generoso giro d'olio. Rosoliamo 4-5 spicchi d'aglio assieme ad un peperoncino e 7-8 acciughe sminuzzate. Aggiungiamo del pepe nero e lasciamo soffriggere per 10 minuti a fiamma moderata e poi aggiungiamo le cime di rapa. Nel frattempo cuociamo la pasta con la stessa acqua che abbiamo sbollentato le cime di rapa. Aggiungiamo dell'acqua di cottura alle cime di rapa. Prima di scolare la pasta, eliminiamo il peperoncino e l'aglio. Se volete, potete anche tenerli. Assaggiamo le cime di rapa, se sono un po' dolci, aggiustiamole di sale e poi scoliamo la pasta. Mantechiamo aggiungendo un po' d'acqua di cottura, un giro d'olio e del pepe nero. A questo punto non ci resta che impiattare e assaporare questa prelibatezza. Se ti è piaciuta la ricetta, metti un like e lasciami un commento in descrizione. Iscriviti al mio canale di cucina se non l'hai ancora fatto per vedere altri video ricette. Vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao da Gian.